pure. Stamattina sono arrivati costumi nuovi, una collezione meravigliosa. Ma infatti sono tutti molto molto belli, sai? Amore, dimmi una cosa, ma ti do una mano? Cuore, amore mio. No, ma stiamo sempre insieme. Sì, amore, ma non possiamo fare tutto insieme. Vabbè. Ah. Ma che dici, con questo come starei? Ma io ti riconoscerei tra mille donne. Peace, no. Mi scusi, ma una taglia più grande non ce l'ha? Sì, vai tu. No, vai tu, dai. Insieme. Cuore. Mi ha 2 minuti e 20. È troppo. Amore, pensami, cuore. La vita mia. Cuore, stamattina sono arrivati i costumi della collezione nuova. Ma tu hai capito che io li devo selezionare per taglia, modello e colore. Poi devo preparare la vetrina. Poi li devo prezzare uno alla volta. Sono molto belli, però tu lo sai, non ti posso aiutare perché io stamattina c'ho da fare. Ma quando mai ho potuto contare sul tuo aiuto? Quando? Quando? Peace. Peace? Eri troppo buona. Ma quanto sei pesante. Senti, ma mi fai vedere come ti sta sto costume? Ma ti sembra la stessa testa, sembra la stessa... Io devo lavorare, lavorare, lavorare. Toglimi le mani di dosso, sto nervosa, sto nervosa. Signora, ma una taglia più grande non ce l'ha? Questo non l'ha capito, che è la 42. Non gli va, non gli va la 42. Ci vado io. Prego. Gente, Giovanni, eppure avevamo preso appuntamento. Uffa! Allora Daniele, vedi un po' se è così va bene la temperatura, eh? Ma va benissimo. Ma guarda, fate lo shampoo a te, la cosa più bella che c'è. Allora Carmela, va bene così la temperatura? Insomma, vabbè, secondo me sto prendendo proprio fuoco. Allora Reggi, vedi un po' se va bene così la temperatura, è troppo bollente. Sì, mi sembra di stare nel deserto del Sahara. Aspetta un attimo. Va bene così? Saluta, saluta. A chi? I pinguini che stanno vicino a te. Ma insomma, Giovanni, una via di mezzo non si può avere. Uffa! Stamattina sei più simpatica del solito. E voilà, Dani. Allora, che ti sembra? È un piacere lavorare con te, sai? E voilà, Carmen! Allora, che dici? Insomma, vabbè. Avevo chiesto Ricci e mi ha fatto mossa. E voilà, Reggi! Allora, che ti sembra? Mi devo accontentare, perché oggi, Gianni, non mi hai dedicato abbastanza tempo. E che ti devo dire? Si è fatto tardi. Uffa! E spicciati! Oh, Dani, vieni, ti aiuto. Grazie. Ecco qua, ecco qua. Preso tutto? Sì, sì. Vabbè. Questo è un po' di sconto. Ecco qua, sono giusto 300 euro. 300? 300. Carmen, uno, due, ok,
Questi? No. Questi? Sì, questi. Questi qua. O questi? Questi qua. Questi qua. Perfetto, giusto 80 euro. Insomma, vabbè. Lo sapevo io che dovevo prendere un solo prodotto, 80 euro. Allora, Reggi, shampoo e messa in piega sono 10 euro. 10 euro? Ma forse hai dimenticato di applicare lo sconto clienti affezionate? Pure. Ma no, dai, sono 10 euro tondi tondi, lo sai, no? Vabbè, pago in contanti che si è fatto tardi. Uffa! Contanti saluti! Questa la vedo proprio adatta per la sala da pranzo. Questa è perfetta. Che dici? Ma va benissimo! Va benissimo. Invece la cucina. Ah, questa è la cucina. Mi posso. Bella questa, che dici, Dani? Ma va benissimo! Ci manca solo il bagno. Per il bagno c'è questa qui. Fermi tutti! Fermi tutti! Questa è una rapina! Rapina! Tutte contro il muro! Contro! Forza, vicino al muro, forza! Muro! Bravo! Bravo! Da ora in poi, si fa come dico io! Come dico io! Lui! Allora, rapineremo le donne e violenteremo gli uomini! Rapineremo le donne e manteremo... Rapineremo gli uomini e violenteremo le donne! No! Quel che è detto è detto, eh? Oh. Ci va! Ci va! Parte, ci va! Vai! 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 Vai. Calma, signora, calma! Ce ne usciamo, signora! Via! Non mi fate niente! Signora, calma! No! Mi do questo! Però non mi fate niente! Vi prego, non mi fate niente! Non facciamo niente, signora! Non mi fate niente! Non mi fate niente! Adesso... Signora, ma state bene? Non mi violentate! Sì. Siamo una coppia di... Dai! Una coppia di... La viatura allegri. Facciamo così, fate una cosa, datemi il numero di telefono, Il bigliettino! Il bigliettino, Signora, signora, bigliettino. Signora, vi chiamo? Va bene, casomai. Certo. Ti andiamo via, signora. Sì. Non ci sono più i violentatori di una volta. Ehi! Ma che mi volete sfondare la macchina? Ma a proposito, ma che fine hai fatto? Ma tu non dovevi fare il palo? Ma io talmente che lo facevo bene il palo che un cane mi ha fatto la pipì addosso e io me ne sono venuto in macchina. Ma che stai facendo? Lascia stare che mi ha segnato una cosa importante, che il numero della signora che... Ma che signora? La signora della macchina prima che... Ah, che schifo! Ma chi io? Ah, signora, ma pure tu! Tu sa che indebbi caressi tutto cosa fa bravo. Ma dai, ma va via, vai, dai! Scusate, ma il malloppo, della rapina, dove sta? Eccolo qua. Dentro una posta ed ha rubato un borgetto. Ma quale posta? Che l'ufficio postale stava in chiusura, l'impiegato ci ha cacciato fuori. E noi per arrangiarci siamo andati al negozio a fianco che vendono le tende. Pure noi che cosa dovevamo fare? Scusa. E voi? Voi sareste rapinatori. Tu, è pia del lavoro tu. E chi su? Amore mio. Amore! Ma questa non è mia. Ma che dici, amore? È la tua camicia nera.
Ma sei tornato prima? Sì, prima. Qui non c'è. Qui non c'è. Qui non c'è. Buonasera. 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 Complimenti, complimenti. Amo, qui c'è. Ma non è lui. Buonasera. Complimenti di nuovo, Fermi tutti! Chuck in campo, scena Pisello. Io il titolo gliel'ho messo apposta. Con te non avevo dubbi. Campo, scena Pisello. Pisellone.